io sono Marco Scrone, signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della Pollettocraft. Eccola, bentornati, c'è stata la mia vacanza in Sicilia di mezzo e quindi riprendiamo dall'ultima puntata dove non mi ricordo assolutamente cosa abbiamo fatto, ma vi posso dire cosa abbiamo fatto nel frambente. Abbiamo creato uno steam boiler, perché? Perché ci servirà una forza motrice della Crate per andare avanti nella serie, nelle quest, e abbiamo installato e ho fatto off camera la Refined. Perché la Refined? Perché la Colossal Chest piena, era quasi piena, stava laggando, quindi la lasciamo vuota, ma per poter destreggiarsi, perché questo va a fuels, ok, vedete, va a fuels, ogni volta ce lo dobbiamo mettere a mano. Si potrebbe fare un sistema di braccetti, ma chi se ne frega, noi abbiamo un sacco di soldi e quindi subito tosti, andiamo a comprare la Creative Blades Cake, che dà infinito fuel ai nostri Blades Burner. Che bello, l'avrei sempre voluta questa cosa. Allora, quindi adesso dove vado a vedere le cose? Perché qui stanno scendendo, ancora non sono scese tutte, però stanno anche qui. Sì. Ovviamente abbiamo installato gli add-on della Refined, la Reborn, e abbiamo i dischi giganti che hanno valore di MC, quindi ne ho fatto uno e poi l'ho duplicati. Che bellezza. Allora vediamo un po' dove craftare le cose. No, ma che dove craftare? Devo fare le ride. Quindi ci servono i Diamond Franco, eccoli qui. Ci basteranno? Ci basta? Mi basta. Oh, ma il mio Dunk, scusa, qui dentro c'ho... sì, qui dentro c'ho i soldi. Oh, c'avevo talmente tanti soldi che ho disattivato il ciccio. Quindi, Sbrem. No, scusa, sbagliato. Questo. Ah, ma siamo pieni ai soldi, Rexo. Allora, vediamo un po'. Creative Cake. Ah, vediamo come funziona. Lo diamo a Gianfrancesco qui. E... ma non si consuma! What the what? Lo accende e lo fa diventare Hyper Franco? Scusa, adesso mi mancano 5 tacche? Non so se è cambiato qualcosa. Mi sa che non cambia niente. Cambia. E come se cambia? Buono, regà. Guardate come gira. Lo vedete che gira forte? Gira forte. Abbiamo fatto questi, per chi non lo sapesse, è una roba che converte la velocità. Ok? Così, questi hanno tanta coppia, tanta forza, non sono un elettrotecnico, mi dispiace, un ingegnere, e quindi possiamo avere tanta speed. Poi vabbè, nei commenti sicuramente arriverà qualcuno che ha studiato queste cose, io non sono tra quelli. Quindi la cake è super buona ed è gratis, buona, buonissima, e possiamo quindi essere sicuri che la Refined non si impalla, perché va a corrente, giustamente. Abbiamo questa qui della Reborn, è il wireless che porta 1000. E poi dovremmo fare un test magico. Però aspettiamo che questa si svuoti completamente. Ci vorrà un po', perché è un sacco di roba. Però, intanto possiamo andare avanti nelle quest. Allora, dice, nell'ultima puntata, se non sbaglio, abbiamo fatto tutta la roba questa qui, Ender Franco. Abbiamo fatto il DRP Chicken, che non mi ricordo che serve, va bene, prendiamo tutte le rewardine, tanto sono sordi. E per sbloccare l'atto 4 dobbiamo andare a fare l'Ender Chicken Spawn Egg, è proprio un evento chiave. Quindi dobbiamo puntare alla Transmutation Table e per farlo ci serve la comunione tra questi qui, l'Ender Ingots, Enunciato, e la Flux. Andiamo a farla? La facciamo? La vogliamo fando? La facciamo. Vediamo dove c'ho la roba. Non ce l'ho qui. Ce l'ho qui? Più o meno. Ah, ok, si fa così. What the heck? Ora c'è un problema che sta... una cosa sta da una parte e una cosa sta dall'altra, raga. Quindi saremo un po' inebetiti. Ma scusa, serio? Qui c'ho l'iron? Qui c'ho l'iron. Raga, non c'ho l'iron. Ma in che senso? Scusa, in che senso? Perdonami. Ma io sono sicuro di avercelo l'iron, raga. Aspettate un attimo, un secondo soltanto. Vedi che ce l'avevo? Ce l'avevo! Era potenziale, era trasmutato. Ah, che meraviglia. Quando sei pigro, l'equivalent exchange è la svolta.
Ecco dov'era l'iron. È la batteria, però questa è lecita, eh? Vi ricordo che noi facciamo un sacco di EMC dalla gallina dalla Star Chicken, che ci dà la stella Enderata, che costa un sacco, ci dà un sacco di robe, un sacco di robe. Vabbè, dicevamo che stavamo a dire. Sì, giusto, facciamo questo. Sbrem. Ok, facciamo questo. Sbrem. Muoio, raga, da una parte c'ho la redstone e dall'altra parte c'ho. Ah, ma c'ho un valore di MC, fermi! Fermi, risolto il problema. Impazzisco. Vabbè, adesso dovremmo poter fare questo, dai. Oh, ce l'abbiamo. Il Flux Crafters dovrebbe essere la stessa identica cosa di quell'altro. Che effettivamente ho rotto. Perché ho rotto? Ah, ho rotto il grinder perché non serviva più. Siamo ricchi. Che ce frega, che ce frega. Che ci frega, che ci importa. Quindi per fare questo ci serve il flux franco, sì, aiuto. Ci serve questo, molto bene, che ha un valore di MC. Questa cosa è importante. Tra l'altro questo risolve la problematica che la simple non funzionava con il tastino. Mica, mica bau bau micio micio, scusami. Questi mi prendo, questi vabbè. Oh, che bello, non devo fare più i crafting, stronzi. Famo così. Mettiamo qua, li mettiamo a muro. Funzionerà. Vanna RF, regà! Vanna RF! Ah, è vero, è vero, è vero. No, il ferro ce l'avevo, c'avevo i blocchi perché l'import qui ha preso solo i blocchi. Vanna RF! Questa cosa è gravissima. No, non è grave, però possiamo risolvere qualche barriera, perché se qui c'ho questo, come faccio? Va bene, prendiamo delle gearbox, eccole qua. Facciamo così. Perfetto. E ti prego, dimmi che ho un altro alternator. Ah, non ce l'ho. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Dimmi cosa si fa. Non me lo dire. Dimmi che ho un valore di MC. Aspetta, aspetta, posso farcela. Posso farcela. Non voglio farlo, non voglio costruire quel cacchio di crafter bruttissimo. Quindi andiamo a prendere la batteria. Com'è che si chiamava? Va a rotazione fa. Gli RF ci stanno soltanto il coso. No, 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 la batteria seria, no, la batteria quella finta. Ah, non vi ho spiegato una cosa. Sentite sto chaff chaff. Per non usare la pompa della Create, ci siamo chiesti come gli diamo l'acqua. E praticamente che abbiamo fatto? Abbiamo dato a una manina, il famoso ditone, l'amuleto della Project E, dell'Equivalent, che fa un secchiello d'acqua. Velocizzato parecchio e messo dentro l'Ender Tank la passa a questa. E quindi abbiamo sempre l'acqua. La pompa da Create è una merda. Allora, ci dovrebbe essere una add-on della Create, che non mi ricordo come si chiama, che mette la... questa qui, questa qua. Craft and Addition. No, tutto attaccato. Vedi? È proprio lei. Dai, come si chiama? Oh, eccola qua. Che metteva l'accumulator. Vedi, a ricordarti i nomi, Manfro. Quindi io posso fare. Ma dobbiamo essere veloci e rapidi come una scoreggia al cinema, raga. Così. Così. Questo mi entra in automatico, no? Ho messo al contrario. Perfetto. Oh, qui dentro entra. Molto bene. Oddio, già si è spenta. Ha fame. Oddio, speriamo che le cose stanno lì e non là. Come si chiamava? Crate. Oddio. Ah, era un electro wire. Eccoli, i large connector. E poi dobbiamo fare le bubure. Le bubure. Mi fai un po' buio, per favore, grazie. Eccole qui. Quindi tu metti questo qua. Questo qua. L'attacchi che ha la sbobina. E poi dobbiamo prendere una wrench. E diciamo, sciopalò, mi svrench le cose. Forse andava bene prima, adesso sta scendendo.
Era così. Adesso, a parte qualche piccolo strano indecisione, possiamo mettere questo qui. Ma sarà lentissimo con un coso solo. Non ci stanno i cavi in questo pack. Senza cavi? Senza cavi? Bene, molto male. Ah, era questo che sbagliato. Ok, si carica. Io ci metto questo. Lui dovrebbe caricarlo, però sarà lento. Vediamo che succede. Comunque, quello che ci interessa a noi non è questo, ma è. Ah, c'è la gallina. Interessante, interessante. C'è la gallina. Quanto costa? Quanto mi dà? Quanto mi dà la gallina? Fermati, fermati. Fermati, fermati. Una gallina da 180.000 RF, ma la Star 160.000. Nuova farm. Qualcuno diceva, non ci stanno quelli della Pipes? È che non mi sono mai serviti e quindi. Sì, ci sono, amici, ci sono, ci sono. Ma si attaccano? Secondo me è attaccato? Vabbè, lo scopriamo facendo così. Così? Sì! Fantastico. Era un test, volevo vedere. Se foste attenti, foste stati, fubistati. Ok, meglio, meglio, meglio. La corrente entra? Qui scende? Scende, oddio, scende, aiutatemi. Va bene, quindi dobbiamo fare le lance ad Franco. Che si fa? QC. Ah, con la Nether Star, va bene. E il gold? Gold. C'ho due cose, adesso impazzisco. Gold. Vedi, c'ho i blocchi? Lo vedi? E la Nether Star, che starà di qua? Sì, eccola. Ah, togliti! Oddio, come si faceva la Nether Star? Scusi, come. Ah, va bene. Mettiamo questa e questa. Ah, ma non è lenta! Non è lenta! Va bene, tanto ce l'ha un valore di MC, vero? È diventata lenta all'improvviso. Oddio, finisce la corrente. È veloce in base a quanta corrente gli dai. E quindi è lento. Oh, sì, ce l'abbiamo, fermi. Ok, annulla, annulla, abort, abort. Vai, Flux, Franco. Questo lo buttiamo tutto. Devo ricordare di buttare le cose dentro il posto giusto, amici. Ok, eccola qua. Dopo del tè. Basta, basta, zio. Dopo del tè, questo qui è la redstone di cui prima. È vuoto? È vuoto! Oddio, vedi quanto lagga? Amici, è vuota. Ok. Adesso è il momento della verità. Perché la simple manda tutto dentro, qui dentro. Vedete? Ora, carissima Ender Colossal Chest. Sei stata bellissima. Oddio, potrei tenerla, eh. La teniamo? Come bellezza? Vabbè, magari la sposto. Però, nel dubbio, giochiamo coppe. Adesso la simple non sa dove mandare le cose. Quindi noi che craftiamo? Craftiamo una interfaccia. Non con questo, ma con questo. Un interista. Hanno quello un exporter, eccolo qua. Mi dispiace averlo fatta offline, regala Refined, però vi posso assicurare che è sempre la solita roba, vedete, eh? Dopo del tè la metterei qui sotto, giusto? E vediamo se funziona. Non lo so. Noi gli diciamo che qui è l'unico posto dove può mandare le cosine. Cavo. Prima di farlo andiamo a vedere se c'è qualcosa dentro l'inventario, tipo questo, vedete? Ci sono tre Ender Star e una piuma. E voilà! Si attacca. Qui dentro entra la robetta. Però è lento a prendere. E se ti velocizzassi? Diventa più veloce. Ah, sembra funzionare perché sta entrando roba, raga. Ok.
Ok, adesso penso che sia anche roba un po' accumulata. Le galline non hanno più i cosetti attaccati, quindi posso dargli una bella svertita? Zupt, zupt e zupt. Fantastico. Oddio, mi manca un po'. Ma sai che facciamo? La mettiamo dietro le galline. Perché comunque era la caratteristica della serie, è vero? Ok, adesso ci dobbiamo ricordare di non premere il tasto quello sbagliato, ma premere questo qui. Voilà. Allora, dicevamo, Redstone Franco e Nether, no, come si chiama quella? Star Mario. Eccola qua. C'hanno tutti i nomi strani. Vai, Kiko! Ok, hanno accumulato un pochino. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa o non ce la fa? Ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la beviamo. Kibutsu. Mi dispiace, è morto. Ed ecco qui l'Enhanced Franco. Il Enhanced Franco che va bene. Che duplichiamo. Va benissimo, va bene. Adoro, adoro sempre. Voilà. Tra l'altro, con la Project Table non ci serve più sto passaggetto, ma buttiamo tutto dentro, raga. Che figata. No, la Project Table, scusa, come si chiama? La Transmutation Table. Ogni volta che penso all'alchimia, penso a quella volta che sono andato a trovare quel bravo alchimista. E non ho trovato più sua figlia, ma ho trovato un cane. Non so di. Mi guardava con degli occhi quasi umani. Aiuto, che brutta esperienza. Chi sa il trauma sa, chi non lo sa non può capire. Lo so, cuore spezzato. Otosan. Fratellone, sì. Allora, dicevamo, adesso che abbiamo sbloccato questa parte, qui ci chiede di fare la gallina che potremmo fare, ma la famo? Dai, la chicken blocca, la fa. Ah, vedi? Ah, Ovidio? Chickens. Voilà, sì, vabbè, buonanotte, non era questo che volevo fare, devo swapparla, swap. La swappa, la swappa, dove sta la swappa? Perfetto. E poi non questa, ma questa. Due di quelle e due di quell'altra. Si chiameranno tutti Flux? Quel cazzo. Redstones, eccoli qua. E voilà. Nuova gallina? Lenta? Lenta la mia gallina? Madonna. Aiuto, mi si spegne tutto, fermi! Però non succede niente se si impalla, perché le galline fanno, depongono dentro il nest e stiamo a pace. Molto lenta. Lentissima. Lento forte. Vabbè, lasciamo qua, raga, che vedevo di. Perché quello che ci interessa, prendiamo tutte le rewardine, è fare questi cosi che concorrono alla transmutation. Quindi il Chromatic Compound che si fa con l'Enhanced e la. I due Enhanced. L'andesite. Vabbè, adesso è facile, scusa, Franco. Franco! Pezzo di merda. Pezzo. Non so scrivere Enhanced. Stupido. Pezzo di merda. Bastardo. Maledetto. Maledetto. Vedi perché voglio la transmutation? Oddio, ah sì, aspetta. Stavo pensando a una cosa, come possiamo fare più corrente? Più corrente? Servirebbe un generatore, servirebbe un generatore. Aspetta un secondo. Aspetta. Noi abbiamo la Furnace. Se non sbaglio, la Furnace ha una donna che lo fa diventare generatore. Ci siete? Ok. E noi abbiamo, come avete notato, i fuel dell'add-on della Project E, la Project Expansions. Non il reattore, vi prego, no. Che tecnicamente dovrebbe dare un botto. Quindi c'è 2 milioni di RF. Chissà per quanto tempo, non lo sapremo mai. A confronto di un Coal. Che non troveremo mai così. A confronto di un Coal che dà 32.
Purtroppo, come molti suggeriscono, il watching of flowing time su questo non funziona, perché vede, legge il movimento. Ma su quello che stiamo per fare, sì, amici. Assolutamente sì. Ma niente, devo assolutamente togliere questo, raga, perché sennò continuo a aprire l'inventario sbagliato. Via, buttiamolo dentro. Allora, noi che facciamo? Prendiamo questa. Che bello spaziare su Minecraft moddato. Poi facciamo così. Ci facciamo. Ne mancano i diamanti. C'ho il blocco di diamante. Lo sapevo. Lo sapevo. Facciamo la fornace di diamante, poi facciamo la fornace di smeraldo, poi facciamo la fornace di ossidiane, poi facciamo la fornace di netherite, e poi facciamo la fornace di... No, è finita, ci sta il rainbow. Voi ricordate il rainbow? Che era Stone Block 2? Ok. Allora, se mettiamo questo qui, e poi lo facciamo diventare... Forse c'era uno? No, come si chiama? Fornace, si chiama generator. Eccolo qua, ce l'ho due. Adesso questo si dovrebbe attaccare. Perché ti attacchi, bastardo? Bastardo. Oddio, ho rotto tutto. Ah! Ah! Fermi tutti! Se faccio così e ci mettiamo questo fuel qui, vedete? Non cresce con cazzo. No, cresce. Forse devo fare auto-output. Perché questo trasferisce una merda? Fermi, fermissimi. Fermate il mondo, voglio scendere. Questo trasferisce una cagatissima. Quindi però noi ci possiamo fare gli upgrade. Eccoli qui. Mettiamoli. Mi sembra la questione più cicciotta, ma essendo questo un macchinario, forse, dico forse, adesso, guarda, che bella, ottimo. Fullati. Ma quindi posso abbandonare questo cesto incredibile? Facciamo così. Spostiamo la roba perché adesso ci serve la crate di qua. Do una sistemata. Così con questo sistema sempre pieno di Violet Fuel, si chiama così, alimentiamo sia le nostre cose che soprattutto lei. Ta-da! Amici, abbiamo spostato qui la refined. Abbiamo scoperto che il generatore, questo qui, il charger che usavamo per il jetpack, funziona come una batteria. Quindi qui mandiamo il fuel, diamo corrente a questo. Qua sotto mandiamo corrente alla refined. La refined prende il prodotto delle galline. Eccole qua. Vedete, tutto sostituito. Questi li usiamo ancora perché sono più facili da spedire. E adesso abbiamo subito impostato il nostro futuro. Eccolo qua, con uno di questi, un bel ciccio ciccio, siamo pronti per i crafting. Let's go! Allora, aspetta, fammi richiudere questo e andiamo a vedere quello che dobbiamo fare. Il chromatic compound, amici. Adesso abbiamo il ciccio ciccio e soprattutto ha un valore di MC, quindi non ci fermerà più questo crafting. Costa tanto! Costa 400.000, minchia. Va bene, non fa niente. Allora, il Chromatic Compound, che ci serve a fare? Ci serve a torta. Ma come a torta? C'è qualcosa in creative. Ma zio, ma io sto più avanti, ma tu con chi credi di avere a che fare? Ah, però la torta mi blocca, vabbè, devo fare la torta, secondo lui. Non mi ricorderò mai, si chiama Spout questo, Spout, Spout. Poi, una... Un uovo? Ah, un uovo qualsiasi. Sugar and Synthesis Flowers. Che cazzo? What the heck? Ma cosa mi chiedi? Cosa mi combini? Patroclo, impazzito completamente. Grind. Ma non è che ce l'ho? Vediamo un po'. No, non ho mai fatto. Va bene, lo faccio. Non è un problema, lo faccio. Se soltanto sapessi dove sono. Eccole qui. Allora... Rompiti, poi
Posizionati. Posizionati e poi mettiti. D'accorditi. Non questo. Quest'altro. Facciamo così. Era due o era uno? Era due. Era uno. Ah, raga, statisticamente io faccio cose al contrario. È impossibile. È incredibile. Grazie. Quanto mi dà? 183.000. Buono. Buono. Vediamo se con un piccolo trick magico. Perfetto. Allora, Netherrack. Eccola qui. Mi dà la Cinderellas, giusto? Drrr. È raro? No, eccola, minchia, un botto. Dopo del tè. Dopo del tè, dentro una pressa con un uovo e uno zucchero. Un uovo. Egg, se mo vieni. Zucchero, ce l'ho zucchero. Sciucchero, nell'acqua. Yes. E poi ci dobbiamo mettere la prestina, quindi posso eliminare questo. Andare a prendere una Presh. Un basing? No? Sì? Oddio, come si chiama? La crate è bellissima, c'ha un sacco di roba. Il depot? Ah, è alto, è più in basso. Vabbè, famo così. Tanto ce ne serve una soltanto, regà, eh. Era così? Scusate. No, era dentro un coso, dentro un basing. E io lo prendo, basing. Eccolo qua. Ok, no, uno, due, e l'ovo. Oh, eccola, perfetto. Poi spruzzetto, giusto, sono spruzzetto con la lava, perfetto. Spruzzettino, questo può andare, può essere messo dove ci pare. Qui ci mettiamo il depot, qui ci mettiamo la torta. E poi andiamo a prendere una lava. Lava come lava egg. Perfetto, come potete vedere. Aiuto. No, usiamo il metodo Ender Tank, perché sennò dobbiamo usare la pompa. Ender, no, Ender Tank. Perché fa sempre così sto pacchetto? Allora, raga, visto che crasha la nostra amica, ho rotto una di queste qui e le ho duplicate. Non mi ricordo se adesso sto facendo male o sto facendo bene. Vabbè, sembra andare bene. Questa qui la rendiamo red. Così cambia. E ci mettiamo all'ovetto. E facciamo così. Signori, l'inutile Blaze Cake. Perché è inutile? Perché, cioè, me la fai comprare quella creative, però poi mi fa questa. Ci ha sbloccato le nostre due. I nostri due crafting interessanti. Allora, vuole un Super Heated. Pozione Chromatic e Nethers. Non hanno un valore di MC, questa è una cosa preoccupante. Molto preoccupante. E l'altra è la Refined Radiance, che vuole il latte, ed ecco spiegato perché qui dietro ci sono delle buche. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, rompiamo qua, rompiamo qua. Ho rotto troppo. Vabbè. Io non permetto oltre che irrompano i coloni. Ok, perfetto. Molto good. Cioè, funzionano gli hopper su questa. Questa mod. Dov'è? Ok, facciamo così. Allora, prendiamo un hopperino così non devo tirare le cose dentro. Vediamo se funziona. Yes, perfetto. Allora, prendiamo un secchialetto di latte. Poi dobbiamo vedere se si deve automatizzare questa roba. Prendiamo il poison. Il chromatic e la netherite. Netherite scraps, però io ce l'ho. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Buttiamo. Porco, 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 porco. Ah! Oddio! Fermo! Calla, sono inebriato. Sono anche invisibile. Senti come sei inebriato? Lo senti l'inebriatura? Basta! Ok, sbrem. Sai che non gli piace? Non gli piace il secchiello. Ma non mi dire che c'è. Ma è questo, raga. Poison.
What the heck? No, Franco, ma chi ti si schioppa? Scusami, eh. Ma pe pedonami. Ma anche no. Ender Tank. Spero che funzioni. Continuiamo a aggiungere colori. Accettiamo. Ok, si vede che la Aether non contempla il fatto che esista il liquido nel mondo e quindi lui ha messo un crafting così. Bastardo. Bastardo. E pignolo. Bastardo e pignolo. Prendiamo la pipe, quella. Houston, abbiamo un problema. Questa qua. Poi era U. Sempre dentro un basing. Questo automatizzarlo è un po' stronzo, se devo essere sincero. Vediamo. Sì, e confermo che è un po' stronzo automatizzarlo. Speriamo non ce ne servono tanti, fra. Speriamo che non ce ne servono troppi. Vrenz. Ah. Perfetto, cosa manca? Ah, manca questo. Frulliniamo! E abbiamo ottenuto uno. Shadow, the shadow. Ah, ok. Serve per fare questo. E quanti ne vuole? Lo guardo adesso o bestemmio dopo? Bestemmiamo dopo. Nether Star e latte. Dimmi che il latte almeno ce lo posso cliccare normale, Franco. Beh, ah, infatti mi dà latte. Vediamo un po'. Ah, ok, il latte sì. Il latte sì, ci mettiamo questo. E i frammenti di Nether Star. Eccolo qui. Brrr. Perfetto, grazie, molto gentile. Ok, quindi. Anche questo è un casing e vuole il brass casing. Quindi prendiamo. Forse ce li ho. Yes, ce li ho. Bam. E bam, li otteniamo tutti e due. Signori, siamo quasi sblocked. Ci manca l'aerogel, che ce l'ho, e le loaded stones. Mai fatte perché mi servono. La sto cisellata. Sapete che sono una pippa sul vanilla, vero? What the heck? Ok, okidoki. Va bene. Queste ce le facciamo un po'. Ma non è che questi c'hanno valori ABC? No. Va bene. E l'aereo gel. Ma ce l'avevamo l'aereo gel? Sì. Prendi la lava e la piazzi. Prendo una patatina e me la mangio. Qualcuno in chat suggerisce di dargli un valore di MC a questa roba non automatizzabile. Ah, vedi? Ok. Chi è? Oh, dai, Franco, per favore, eh. Franco, dai Franchi, torna a recensire i prodotti del laboratorio, su, vattene. Ok, abbiamo l'aerogel. Ora, domanda. Domanda. Quante ne vuole? Ne vuole 8? 3, 6, 8? Queste ce l'abbiamo, ossidiana ce l'abbiamo, andesite alloy, blocchi di andesite alloy ce li abbiamo e hanno un valore MC comunque. E poi questi qui ne vuole 8, quindi 8 e 8 di queste due. Automatizzare una roba per 8 mi sembra un po' una merda. Quindi maybe ce le facciamo a mano? Perché in effetti, raga,
Cioè, sarebbe carino fare tutto l'impiantino automatico, eh? Non male col ditone che prende il latte e lo mette dentro. Però per 8 pezzi, facciamoceli a mano. Amici, in me che non si dica, abbiamo fatto 8 di questi e 7 di questi. Ci abbiamo tutto quanto, amici. Tutto quanto. Allora, l'aerogel lo posso duplicare. Questi no, ma tanto abbiamo visto che non servono ad altro. Vabbè, se ci serve aerogel, vabbè, un pochino lo duplico, dai. Questo prendo, questo lo prendo. Okidoki. Altre di queste nel caso. Poi, ossidiana. Abbastanza K. La Philosopher's Stone. Ah, i blocchi di andesite. Vabbè, i blocchi di andesite dovrebbe essere il problema, giusto? Giusto. Se soltanto avessi salvato. Questo voglio salvare. Yes, e ridupliamo. Meraviglioso. Philosopher's Stones. Grazie, grazie. E tecnicamente. Ah! Ma che meraviglia, signori! La transmutation table non ha un valore di MC. La piazziamo qui. E adesso possiamo buttarci dentro le cose, e per chi non lo sapesse, lei le impara. Ci possiamo buttare dentro tutte forme di MC superiori, tipo le Nether Star, oppure le End Star, Ender Star. Le buttiamo dentro, lei le impara e aggiunge MC qui, così possiamo prendere quello che ci serve. Quindi, che ne so, prima gli Enchanted, ce ne avevamo pochi, no? Tu fai, ne fai un esemplare, lo butti qua dentro e poi lo puoi convertire. Vedete? È lo scambio equivalente. Regà, fighissimo. Super figo. Super bellissimo. Questa robetta ci permette di arrivare a lui e sbloccare l'atto 4. Attenzione. Questa chicken, breed the final step, creare. Dobbiamo creare la gallina della bedrock, regà. Fantastico. Fantastico, piazza il Dragon Egg nella tua transmutation table. Ok. Perché serve il Dragon Egg? Ma io ce l'ho, l'ho preso il Dragon Egg, raga. Yes, oh, subito, subito. Vai, vedi, adesso posso prendere infiniti Dragon Egg. Che non ci servono a niente. Oddio. Oddio, no, ok, quindi dobbiamo fare questa. Beh, facilissima. Scusatemi, eh. Ender Pearl. 19, vedi, ho 19 Ender Pearl, chi se ne frega, adesso ne ho infinite. Che sexy. Dopodiché, le varie star, i frammenti e l'endstone. L'endstone ce l'ho? No, non l'ho presi. Quindi scriviamo star, ci escono queste, queste, queste e queste. Andiamo a prendere un pochino. Ho lisciato un buco 3x3. Ah, beh, direi che. Sì, direi che va. Sì, dai, direi che va bene. Ah, vedi come andiamo spediti. Sì, io mi scordo. Vabbè, sì. Di qua. Oddio, perché c'è la lava? Da quando c'è la lava nel Nether? Nell'End. E io la tolgo. E voilà. La scarichiamo questa perché è dangerous. È molto dangerous. Facciamo apprendere queste cosine. Anche questa. Mi riprendo le cosine. E adesso, signori e signori, dovremmo poter fare. Non qui perché non gli piace, ma qua. La Ender Chicken. Che ci dà. Ci dà le Ender Pearl. Tu dici, ma che ci servono? E infatti. Dai, la mettiamo solo per gradire. Ok? Con questa ci faccio qualcosa? Eccola! La Bedrock Chicken Spawn Egg, raga. Qui dobbiamo fare tutte. Le galline che non abbiamo fatto. Eccola qua, bella. Com'è che si zoomava su sto pack? V, V, V. Queste stanno crescendo, intanto poi le faccio diventare 10-10. E signori, abbiamo sbloccato l'atto qua. L'atto 4, ogni tanto è diventato invisibile. Qui ancora mi dava le monete d'oro, però va bene. E hard boiled. Allora. Non vi preoccupate perché appena, se siete come me, appena vedete la roba incredibile dite no,
La roba in creative, un bucio di culo e poi avevi una roba che non ti serve a niente. Infatti il nostro amico, che ha sbagliato tanto, questa non l'ha sbagliata, l'ha messa opzionali. Chi se ne frega? Ma è questo il nostro goal. La gallina della bedrock. Dopodiché, amici, questi crafting che rimangono misteriosi. Non vi preoccupate perché appena ho visto il pack, ho guardato queste quest. E ero sicuro che l'avrei fatto opzionali. Se volessimo, effettivamente potremmo fare qualcosa di infinito, tipo un creative generator, ma non credo che lo faremo. Dobbiamo arrivare qua. C'è un quinto atto? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Dobbiamo investigare. Quindi, amici, spero che questa puntata vi sia piaciuta. La prossima puntata facciamo la gallina della Bedrock, molto carina. Così andiamo verso il finale di questa Polletto Craft. Lasciate un pollice in su e un commentino, come al solito, per supportare questo canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft. Bella per poi. Ciao.